Ciao ragazzi, per chi non ci conoscesse, io sono Marti e questo è il mio ragazzo Noè. Negli ultimi 5 mesi abbiamo vissuto a Vilnius, in Lituania, grazie a un programma Erasmus Studio. In questi 5 mesi abbiamo passato uno dei periodi più belli della nostra vita. Non solo Vilnius è una città bellissima e le persone conosciute sono state fantastiche, ma le esperienze che abbiamo vissuto e quello che ci portiamo a casa è indimenticabile. Se volete vedere qualcosa in più, in descrizione trovate diversi dei miei video filmati in Lituania. E questo è il nostro viaggio di ritorno verso l'Italia. Le tappe che abbiamo deciso di fare nel viaggio di ritorno saranno Varsavia e Cracovia in Polonia, Bratislava in Slovacchia e infine, come ultima città prima di arrivare a casa, Vienna. E se vi siete persi il primo episodio Back to Italy, dopo aver salutato la nostra casetta a Vilnius ed essere arrivati nel nostro hotel a Varsavia, accolti con torte e champagne, abbiamo deciso di visitare la città ancora totalmente illuminata con le luci di Natale, nonostante fosse febbraio, per poi svegliarci e ripartire per Cracovia. Ciao. Ciao. Stiamo facendo colazione. Bart va, show. Musina. Siamo arrivati a Cracovia. Dove ci troviamo? Siamo qua in Polonia, Tappa. Siamo seconda tappa, grazie. arrivati anche E presto oggi. sì, siamo arrivati presto. Adesso andremo a fare un giro per la città. Ma bella. Secondo me è carina, sì, ma sta Il piovendo, meteo è quindi. un po' così così, però. Però vabbè. Che meteo c'è? Pioveggia, pioveggia. Pioveggia. Ok, a dopo. Ciao. Allora, qui abbiamo l'hotel di dove Noè. Adesso andiamo verso la piazzetta che c'è qui vicino, in direzione del castello. Là. Ok, ci troviamo a Cracovia. Stiamo andando in direzione del castello. Questa è una parte della rocca che è adesso la parte del museo. Canoe. Mi piacciono queste cose. Sì, sono interessanti. Questo posto che vende mattarelli bellissimi con formine di Natale, le renne. Questo qua è bellissimo con qualsiasi cosa. Sono stupendi. Allora, siamo stati in quel negozio bellissimo e abbiamo comprato due di questi rullini per il Natale, bellissimi. Il Natale prossimo siamo pronti. Sono troppo felice, sono troppo belli. Il mio musetto. Bellissimo giro. Siamo arrivati, credo, nella piazza principale. Immensa, è la Basilica di Santa Maria, veramente immensa, bellina. Anche qui sembra esserci ancora Natale. Molto bello. Ok, stiamo prendendo questi sorte di bombolone, esatto, di bombolone non rotondo. Strano perché tipo così. Ok, sì. Tipo un panino fritto pieno Vai, di cioccolato. facciamolo vedere. Apriamolo. Secondo me è una catena perché dovrà peccarna c'era anche prima. Eccolo qua, adesso l'assaggiamo. È super soffice e dentro al filling. È delizioso, è molto morbido, unto dentro
c'è il Kinder che sa praticamente di Nutella. Buono, eh? Molto dolce. L'abbiamo pagato tipo 2 euro, neanche, 1,50 euro. Mi piaceva molto. 1,50. Buono, mi è piaciuto quel dobrape carna. C'era buono. Il bombolone polacco. Sapeva un po' di Bounty, sinceramente. Sapeva un po' di cocco, è vero, anche se abbiamo preso il Kinder. Raccomandiamo. Allora, ci stiamo dirigendo ancora verso il castello. Qui si sente della musica. C'è un artista di strada. Molto bravo. È il castello con tutte le mura, la fortezza. My body aches for someone who makes me right, but you don't seem to take the time. You're on a mission now, I know you can't get out, and our time is running. Allora, abbiamo visto il castello, adesso stiamo tornando in centro, forse ci mangiamo un altro di quei donut che l'ho visto alla Nutella e al Kinder Bueno, e poi andiamo a cercare un posto dove si mangia un attimo tipico o qualcosa di buono. Ad appoggio. Bello questo. Allora, stiamo cercando un posto dove mangiare, vorremmo mangiare qualcosa di tipico. Fanno tipico, non mi sembra. Ah, finalmente abbiamo trovato questo pane tipico e niente, adesso lo assaggiamo. Freddo. È vero? È un po' vecchio. Forse non è molto fresco, sa di pane. Allora, abbiamo trovato anche il formaggio grigliato, che è quello lì praticamente. Allora, abbiamo preso qui il formaggio grigliato, si sta grigliando. Abbiamo mangiato quindi il pane, il formaggio grigliato, io sono felice, abbiamo mangiato tutte le cose classiche. Cioè tutte le cose tradizionali. Si chiama Oski Piki ed è proprio qua vicino alla piazza centrale. Ecco qua, il nostro formaggio grigliato. Sono felice che l'abbiamo trovato. Il tuo è col cranberry. Interessante. Allora, è molto buono. È un po' solido, un po' morbido, diciamo, sì, non è fuso, ma è caldo e morbido. Lo proviamo. Buono, buono. Da prendere insieme al pane che abbiamo mangiato prima. Ok, siamo tornati qui a prenderci il Paczki, o il Cieple, o non si capisce bene cosa sono. E io mi prendo quello al Raffaello, e noi si prende quello al Raspberry Pudding. Lo volevo alla Nutella, e al Kinder Bueno, ma vabbè, non ci sono più. Quindi lo prendo al Raffaello, vediamo com'è. Allora, volevamo andare in questo posto, Stodola Restaurazia. Sembra molto carino dentro e molto locale, ma hanno già riservato per 100 persone stasera, peccato. Quindi dovremmo trovare un altro posto, era perfetto. E questo non è male, neanche questo, devo dire. Il tuo com'è? Molto buono. Bene, e qui fanno anche della pizza bollina. Io non so cosa sia. Interessante. Allora, alla fine ieri non siamo andati a mangiare in un ristorante perché eravamo pieni dopo il bombolone polacco, il secondo bombolone polacco,
raccomandiamo di prenderne solo uno. Volevamo mangiare anche la zapekanka, che è tipo una sorta di pizza, una sorta di baguette, pizza, una cosa del genere che lascio qua, ma non l'abbiamo trovata, se non tipo nei supermercati, ma dovevamo scaldarla e noi siamo in hotel, quindi non si poteva. Siamo partiti da Cracovia stamattina, stiamo andando in direzione Brno per arrivare a Bratislava in Slovacchia, dove passeremo il resto della giornata. Ciao! Ciao! Ciao. È la nostra casa a Bratislava, praticamente. Bellissima. È una suite. Eccoci qui. Oh mio Dio, ma sembra fatta davvero di zucchero. Ed ecco il castello.